Sanremo. Avere qui con noi a Radio Bruno i Baustel. Ciao. Ciao, buongiorno. Sono contentissima perché avete finalmente deciso che il 2023 sarà l'anno del vostro nuovo album, Elvis. Sì, lo abbiamo fatto e voluto dopo un po' di stop, di fermo biologico. Secondo me ci ha fatto bene fermarci un po', e quindi questo invece è l'anno del ritorno. Però possiamo dire che comunque siete grandi protagonisti in questo festival. Avete fatto un duetto molto bello con i Coma Cose, una versione diversa, un po' più rock, dei Ricchi e Poveri. Volevo sapere se magari li avevate sentiti, vi avevano mandato un messaggio dopo l'esibizione. No, a me no, personalmente non mi è arrivato il messaggio. Non ancora, magari, non lo so, è successo abbastanza, forse troppo di recente. Secondo me, mi piacerebbe che magari ma non che ci mandino il messaggio, ma che magari abbiano apprezzato la rilettura. Chissà, magari. Sicuramente così. Loro sono molto generosi, però secondo me vanno a letto presto. Ecco. E quindi si stanno riposando. L'esibizione era un po' sul tardivo. Però ieri ho incontrato il figlio di uno degli autori del pezzo, di Daniele Pace, lui aveva, credo, sentito in prova la versione e ha detto che sarebbe piaciuta a suo papà, per cui... Quindi questo insomma è un bel messaggio. E però sempre nella serata delle cover hanno utilizzato una vostra canzone, Sei tu, con Charlie Fassef. Come vi è piaciuta insomma questa versione? Siete stati contenti di questa scelta? Sono molto contento del fatto che dei giovani, perché alla fine sono giovani artisti proprio, che decidono di prendere un pezzo che ormai ha qualche anno nostro, significa che il pezzo era scritto in maniera decente, che resiste all'usura del tempo. Rachele, volevo sapere, da te da piccola vedevi il festival, quale canzone rappresentava al meglio quel momento lì? Ma sì, ovviamente, penso sia un po' così, il sogno, no? Quando inizio, da bambina già cantavo, mi piacevano, ma probabilmente anche Ricchi e Poveri hanno contribuito in qualche modo, insomma, perché comunque era un pop fatto bene, canzoni che mi sono sempre suonate nelle orecchie, no? Per cui, in qualche modo, ieri è stato come ritornare a quei sogni, è stato bello, perché poi ognuno poi fa una propria strada e... Secondo me è stato proprio bello arrivarci così, con anche una certa tranquillità emotiva, però è stato un bel palco. E poi con Coma Cose ci siamo trovati veramente bene, c'è affinità insomma di vario tipo, per cui ci siamo divertiti, ecco, questo era lo spirito che volevamo raggiungere, insomma. Il mio preferito è, scusami, sì, lo devo dire, no, la cosa, il mio Sanremo preferito che ricordo è Luis Miguel, Ragazzi di oggi. Ero innamorata anch'io. E anche Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, e anche Elisa, Alice per Elisa. Per Elisa, sì. E così, questi tre mi ricordo bene. Però sei protagonista anche in questo festival con un pezzo che è scritto per Anna Oxa. Sì, ho collaborato al testo, Anna Oxa, anche Anna Oxa mi ricordo molto bene in certi Sanremo, che io non ero, di qualche bravo, anno fa. Infatti bravo pure. E la Oxa secondo me è una... Ce l'abbiamo in Italia e non è così frequente avere una cantante così. Dobbiamo andarne orgogliosi, un interprete secondo me meraviglioso. Sono onorato di aver scritto una canzone per lei. Un interprete meraviglioso, un artista straordinaria, detta sempre tendenze, una voce incredibile. Ma io volevo sapere, in questa collaborazione, naturalmente se si può dire, ti ha cercato lei, tu hai proposto la canzone, avete lavorato in studio insieme? Con Anna Oxa ci conosciamo da qualche anno, mi aveva chiamato lei per lavorare a una canzone di un disco che si chiamava Proxima, adesso non mi ricordo, di qualche
tempo fa, e quindi boh, mi ha scritto, avevamo questa canzone, era di qualche anno fa, questa del festival. Lei mi ha chiamato per dire voleva lavorare, modificare qualcosa del testo, quindi l'abbiamo ripresa e come dire perfezionata per il festival. Perfetto. Rachele, senti, allora esce l'album Elvis, ma poi ci sarà anche un tour? Ci sarà un tour, sono uscite le date di maggio, sono andate benissimo, siamo contentissimi della risposta del pubblico, c'era attesa e siamo felici, non vedo l'ora di iniziare, poi si riprenderà poi anche l'estate, quindi insomma stateci dietro e noi saremo con voi. Assolutamente sì, da non perdere i loro live, sono fantastici. Grazie mille Baustelle. Grazie a voi. Grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.